Salve a tutti, sono Diego Verratti di The Information Lab Italia e con questo video di oggi vi illustrerò una nuova funzionalità rilasciata da Tableau nell'ultima versione, la 2020.2, il Data Model. In descrizione vi lascerò dei link utili per comprendere meglio ciò che andremo ad affrontare oggi e in più le nuove funzionalità rilasciate con la nuova versione. Vado a connettermi alla mia base dati di esempio, che è Beta Bookshop, che è un file di esempio utilizzato per l'alfa e il beta testing delle nuove funzionalità. Cercherò anche qui di aggiungervi il link in descrizione. E oggi andremo a vedere le differenze che si presentano sia come interfaccia grafica che funzionale sulla nuova versione. Innanzitutto, la prima piccola differenza è l'aggiunta dell'immaginina che vi dirà dove trascinare le tabelle qui, rimpiazzata la vecchia scritta senza un'immagine. Piccola differenza. Proviamo a trascinare la prima tabella nella nostra vista. Ciò che ci apparirà è questa grafica che ci dirà trascinare qui altre tabelle per correlarle. Cosa vuol dire? Che il nuovo primo livello di interfaccia di Tableau non sarà più quella delle classiche join, ma si riferirà a delle correlazioni che analizzeremo oggi. Correlazioni che si possono porre come un livello logico, a differenza delle vecchie join che venivano effettuate proprio a livello fisico, creando, quindi materializzando una nuova vista finale in relazione alle viste che si andavano a mettere in relazione tra loro. In questo caso cambia anche leggermente l'indicatore e in più avremo questa nuova voce che dice apri, che vedremo a breve nel video. Innanzitutto, proviamo ad aggiungere adesso una seconda tabella per mettere in relazione a questa prima. Aggiungeremo la tabella degli autori. In questo file di esempio abbiamo una lista di libri in questa prima tabella e una lista di autori che hanno scritto vari libri in altre tabelle, più info aggiuntive, eccetera, eccetera. Andando a trascinarla in visualizzazione, noteremo subito questo nuovo link effetto Noodle. E andando a rilasciare ci aprirà un'interfaccia che è diversa dalla vecchia interazione di join. In particolare, qui ci chiederà di modificare la relazione aggiungendo quali campi sono da mettere in relazione fra le due tabelle. In questo caso Tableau riconosce in automatico, in base alla nomea identica sulle due tabelle dell'autore ID. Infatti è giusto, non andremo a editare. In più avremo queste opzioni aggiuntive per andare a migliorare le prestazioni della correlazione. In particolare potremo cambiare la cardinalità scegliendo se la tabella di sinistra interagisce con quella di destra con uno o più campi e inoltre definire se tutti i record corrispondono alle due tabelle oppure avremo casi in cui una delle due tabelle non conterrà tutti i record contenuti nell'altra. In questo caso non andremo a editare nessuna opzione aggiuntiva. Fatto ciò, avremo quindi una correlazione tra queste due tabelle. Come potete notare nella preview dei dati, però ci sta mostrando soltanto la tabella degli autori. Per vedere invece il contenuto della tabella Book, dovremo appunto schiacciare sull'altra tabella. Infatti, con questo nuovo data model di correlazione non viene creata una tabella fisica risultante tra le due, ma le due tabelle vengono comunque tenute separate. Sarà poi Tableau a fare il lavoro duro per noi quando andremo in visualizzazione, trasceremo i nostri oggetti a capire come devono essere aggregati i campi provenienti dai due data source. Qualcuno si potrà chiedere adesso se le join e il databand sono state eliminate da questa nuova versione. La risposta è no. Per effettuare una join ci tornerà utile il tasto che vedevamo prima, che diceva apri, o semplicemente fare un doppio clic sulla tabella che vogliamo mettere, in join con delle altre. In questo caso andremo a mettere in join con la tabella Book quella delle informazioni, in cui avremo dei dettagli aggiuntivi di ogni libro.
Qui torneremo a interfaccia molto classica, già nota ai più, a chi utilizzava il JTBLO nelle vecchie versioni. Imporremo la nostra chiave di join, che è il Book ID, e in questo caso otterremo tutto ciò che c'è nella nostra tabella di sinistra. E in particolare, vorrei subito farvi notare una differenza che quando effettueremo delle join è possibile mettere in join anche dei campi calcolati, che non sono dei campi presenti nativamente sul database, mentre per quanto riguarda le correlazioni questo non è possibile, possono essere usate campi in correlazione soltanto se presenti effettivamente sul DB originario. Una volta fatta effettuare la nostra join possiamo tranquillamente chiudere e vedere che sulla nostra interfaccia viene visualizzato un'icona di join. E questo sta a indicare che su questa tabella in realtà è il risultante di una join effettuata. Potremo sempre editare in un secondo momento riaprendo l'interfaccia di correlazione fisica e quindi in questo caso avremo una tabella book che è formata da due tabelle book ed info, che è già una vista materializzata. Infatti, cliccando qui avremo già una preview dei dati come vista materializzata risultante tra la join delle due. Mentre poi in correlazione queste due tabelle con la terza tabella auto. Possiamo passare adesso a un foglio di lavoro per vedere quali sono le differenze effettive su quando si andrà a lavorare con questi dati. Innanzitutto possiamo notare che sull'interfaccia dei dati, qui sul data pane sulla sinistra, i campi vengono tenuti distinti. Infatti, ricordiamo che le tabelle sono ancora effettivamente distinte. Non abbiamo materializzato la correlazione fra la tabella auto e quella book. In questo caso, la distinzione fra dimensione e misure è effettuata tramite questo layout grafico, questa riga di demarcazione. Quando andremo, ad esempio, volessimo spostare una dimensione, misura o viceversa, andremo a vedere che ci apparirà in arancione questa distinzione più netta per farci capire effettivamente cosa è una dimensione e cosa è una misura. Altra differenza è che quando andremo a creare dei campi calcolati, se utilizzano soltanto campi di uno stesso database, questo nuovo campo verrà aggiunto qui in fondo, qui sulla stessa tabella, mentre se utilizzerà dei campi provenienti da DB separati, il nuovo campo verrà aggiunto qui tra le misure che appartengono a entrambe le tabelle. Abbiamo finito un po' con l'interfaccia grafica, andiamo a provare a elaborare qualche vista e vedere cosa cambia effettivamente nell'elaborazione di nuove viste con questa nuova funzionalità. Prendo ad esempio il nostro campo Book ID, in cui voglio sapere per ogni libro quali sono gli autori che l'hanno pubblicato e magari aggiungerci anche l'anagrafica di questi autori. In questo caso, cosa sta facendo Tableau per noi? Sta effettuando, materializzando la vista utilizzando come primaria, diciamo, la tabella dei book e associando le deformazioni della se nostra secondaria relativa agli autori. Solitamente quando si vuole effettuare un'analisi si prenderà sempre la primaria per correlarla a una tabella secondaria dove ci sono delle informazioni aggiuntive. Con questa nuova funzionalità però cosa possiamo fare in aggiunta? Cosa che non potevamo fare prima con una classica join? Ad esempio, vorremmo vedere effettivamente chi sta scrivendo un libro ma non l'ha ancora pubblicato. Quindi, aprendo un secondo foglio, potremmo dire: io voglio sapere per ogni mio autore quanti libri ha pubblicato e voglio focalizzare la mia analisi su chi non ha pubblicato nessun libro. Quindi, ad esempio, vado ad aggiungere il conteggio distinto del numero di libri. E voglio soffermare la mia analisi soltanto su chi ne ha prodotti zero, su chi ne ha pubblicati zero, ciò che non potevo fare prima con una semplice join, a meno che di non cambiare la origine dati, quindi tenere come fare un array join oppure effettivamente editare un nuovo
un nuovo datasource con primaria, sinistra il nostro autor correlata a quella di book. Qui possiamo farla direttamente con la stessa connessione dati. In questo caso ci basterà ad esempio filtrare il nostro conteggio di book al massimo con 0, così da avere soltanto la lista di chi effettivamente sta scrivendo dei libri, ma non li ha ancora pubblicati. Questa è la grossa funzionalità, e la grossa funzionalità è soprattutto anche quella di evitare la duplicazione di dati. Infatti non c'è un'unica tabella fisica già creata con duplicazione magari di record che si ripetono su una delle tue tabelle. In questo caso è Tableau, in base a ciò che mettiamo in visualizzazione, a capire come aggregare i dati, quindi evitare queste duplicazioni. Si potrà risolvere anche molti problemi di calcoli complessi con LOD, quindi con livelli differenti di aggregazione. Una breve presentazione PowerPoint in cui punto per punto ho cercato di linkare tutti i pro e i contro della nuova correlazione tra tabelle. E dobbiamo sempre immaginare questa nuova correlazione come contenitore a livello logico di tabelle fisiche che sfrutteranno sempre le classiche join. Più chiaro magari da questa slide in cui appunto abbiamo un livello superiore, il livello logico, che è la prima interfaccia che ci presenterà Tableau d'ora in avanti con le nuove versioni, e a livello inferiore i livelli fisici. Qui un breve riassunto di differenze fra correlazioni e join. Ad esempio, la differenza maggiore è quella del livello di dettaglio che viene aggregato nella vista e non più direttamente a livello di database. Questo eviterà la duplicazione di dati, come appunto esplicitamente riportato qui. I record che non matchano inoltre non sono inclusi negli aggregati per le correlazioni, non viene scartato nessun dato, è sempre di default una full outer join, poi in base a ciò che andremo a mettere in visualizzazione potrà variare su una left piuttosto che su una right. E creano dei domini indipendenti a livelli multipli di dettaglio mentre, e non supportano filtri utenti, quindi una sicurezza a livello di riga. Qui una delle differenze fra le correlazioni e il data blending, differenza principale è che in questo caso potremmo pubblicare i nostri data source, a differenza del data blending che invece pubblicherà sempre dei data source distinti e poi la correlazione verrà imputata appunto a livello di singolo foglio, mentre per le correlazioni ciò viene definito direttamente a livello di database, quindi per tutti i fogli dello stesso workbook la correlazione sarà la stessa. Quando utilizzare le correlazioni, quindi? Soprattutto quando avremo dei dati su tabelle a diversi livelli di dettaglio. Qui inoltre potete vedere ancora altre specifiche sulle tabelle di correlazione. Quando invece utilizzare una join? Quando vorremmo aggiungere delle colonne aggiuntive al nostro database principale e ci si auspica quando le due tabelle abbiano un livello che sia uguale o comunque che le nostre tabelle secondaria abbia un livello di granularità non più alto della nostra principale per evitare duplicazioni. Quando invece vengono usate delle union e del blending, le union vengono usate quando ad una tabella vorremmo aggiungere delle righe, quindi aggiungeremo una seconda tabella con una struttura uguale o molto simile alla nostra prima tabella per aggiungere effettivamente delle righe di dato. Mentre il pro del data blending continua a essere quello di poter variare la correlazione tra le tabelle foglio per foglio. E il video è finito, lasciate pure un like se vi è piaciuto e buona giornata a tutti.